lui inaugurasse domani sera la mostra insieme al sindaco di Roma, ma su impegno al Museo Egizi di Torino gli avrebbe impedito di esserci. E quindi questa sua cortesia, questa sua gentilezza che viene manifestata con la sua presenza odierna è doppiamente per noi grata. Ma siamo molto felici soprattutto perché la Fondazione Roma, per mio impulso, credo da sempre, tenta con grande impegno e con grande fatica di realizzare una delle idee portanti del pensiero del Ministro nella sua attuale stagione politica, quella cioè della sinergia tra pubblico e privato, che nel nostro Paese è quanto mai indispensabile, è stata la ricchezza del nostro grande patrimonio. Voglio ricordare una cosa che avrete già sentito dire decine di volte, che questo Paese, ahimè, non ha più una industria, non ha più una grande agricoltura che ogni tempo aveva, e soffre nella ricerca scientifica e anche nel Made in Italy, una posizione a volte anche fantasiosa, e in buona sostanza potrebbe reggersi soltanto su questo grande patrimonio sul nostro territorio. Questo sforzo che noi tentiamo di fare ogni volta è premiato, e la testimonianza della presenza del Ministro non è la dimostrazione più evidente, nonostante ovviamente qualche sfasatura che qualche volta cade e che noi riusciamo comunque, grazie alla malattia della struttura ministeriale, a risolvere. E voglio per questo particolarmente ringraziare la dottoressa Porro, che ho intravisto ma no, che con le vostre luci non vedo più bene. Grazie, ma comunque Presidente. So che c'è. Ecco. Volevo dire che questa mostra, che posso definire epocale, curata magistralmente da Bernardini e Cussaggi, è una mostra che ha coinvolto non soltanto la città di Roma, come avete visto nel touchscreen all'apertura, con tutti i luoghi sacrali del barocco a Roma, ma a testimonianza dell'interesse mondiale che sta ricevendo, ha avuto contributi e presenze di opere dal Museo del Louvre, dal Gobelin di Parigi, dal Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo, dall'Albertina Museum di Vienna, dal Museo del Prado di Madrid, dalla Statische Museum di Berlino, dal Victoria Art Museum di Londra e dai Musei Vaticani. Questa è la testimonianza che l'idea di far rivivere il barocco a Roma, dove praticamente l'epicentro, noi tra l'altro abbiamo fatto anche una pubblicazione che troverete tra qualche giorno nel bookshop sul barocco nel mondo, proprio è stata una testimonianza della grandiosità del percorso che questa città meravigliosa del nostro Paese ha dato. Quindi io ringrazio tutti voi per l'attenzione.